là sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro, che lascia il suo segno, una Z a chi è indegno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, il segno suo è la Z. Zorro, 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 Zorro. Buenos días, señor. Buenos días. È la tenuta della Vega? Sì. Mi hanno detto che il governatore si trovava qui. Si sta rimettendo da un incidente. Ho un messaggio per il suo aiutante, il capitano Arellano. Io penso che sia nella biblioteca. Prego, da questa parte. Entrate. Grazie, signore. Comuni amici hanno una grande fiducia nella vostra abilità. Ne sono felice. Non sedetevi sul mio tavolo. Scusate. Non mi lascio influenzare dalle lettere di presentazione. Io credo soltanto ai risultati. Li avrete. Non vedo alcuna difficoltà nell'uccidere un vegliardo con una gamba rotta. Neanche quelli che ci hanno provato prima di voi. E invece lui è ancora vivo. Chi mi darà i miei soldi? Loro, ovviamente. Va tanto a loro vantaggio quanto al mio che io diventi governatore. E quando volete che il compito sia svolto, Vostra Eccellenza? Ci sono dei problemi che devo risolvere prima. Ve lo farò sapere. Molto bene. Potete andare, signor. Con permesso. Ah, Diego, ho saputo che abbiamo visite. Sono venuto a dare un'occhiata. Se n'è andato, ma tornerà presto. Per uccidere il governatore. Un rebato, eh? No, era solo un sicario. I rebatos sono ancora dietro le quinte. Credo sia tempo di dire al governatore del capitano. Non servirebbe. Manderebbero un altro e noi non sapremo chi è. Deve esserci qualcosa che possiamo fare. Continuare a proteggere Sua Eccellenza finché Arellano e i rebatos non usciranno allo scoperto. E quando tenteranno la prossima mossa? Questo è il punto, non lo so. Dovremo tenerci pronti per quando avverrà. Bernardo, continua a tenere d'occhio il capitano. Osserva tutto quello che fa. Padre, passate più tempo che potete col governatore. Fatelo di nuovo giocare a carte. Lui ha detto che non vuole più giocare a carte con me. Si arrabbia come un pazzo quando perde. Beh, lasciatelo vincere. Che cosa? Non morirete per questo e gli salverete la vita. D'accordo, ma questo è contro i miei principi. Quell'uomo è così insopportabile quando vince. E tu che farai? No, aspetta un momento. Avevo in mente di fare un'altra cosa, ma visto che mi ci fai pensare, Leonard potrebbe aiutarci. Dopotutto è la figlia del governatore. Già, è proprio carina. Sì, è vero. D'accordo, d'accordo. Avanti. Fermi, alto. Attenti alla mia testa. Quale testa? Hai sentito il governatore? Guarda la sua testa. Ma come faccio a vederla da qui? Caporale, abbassatevi un po'. Così Sua Eccellenza non batterà la testa. Anche voi, Lupo. Sì, ecco. Siete sicuro? Andrà tutto bene, Vostra Eccellenza. Portatela fuori, piano. Attenti. Sì, Vostra Eccellenza, sì. Attento! Attento!
detto, caporale? Non sono un sacco di patate. No, vostra eccellenza, no. Sono il governatore. Sì, vostra eccellenza. Ecco, ecco, mettetelo giù. Adagio. Adagio. Perché mi mettete qua giù? È molto bello qui, vostra eccellenza, proprio accanto al tavolo. Non mi piace. Non c'è sole. Io sono venuto qua giù per il sole, è chiaro? Sì, vostra eccellenza. Che state facendo? Fermi, attenzione! Sì, vostra eccellenza, seguimi, caporale, da questa parte. Piano, ora, pianino, ma non guardate mai dove andate. Da questa parte, con garbo, mettetelo giù, mettetelo giù. Ecco fatto, vostra eccellenza, proprio sotto al sole. Sentite come fa caldo qui. Sì, qui fa abbastanza caldo. E ogni cavallo che passerà da quella strada mi coprirà di polvere. Sergente, forse sua eccellenza starà meglio lontano da quella porta. Sì, don Alejandro. Allora, qui mi piace, vostra eccellenza. Non c'è troppa ombra, non c'è troppo sole e siamo molto lontano dalla polvere. Proprio accanto a quel muro che mi taglia fuori tutta l'aria. Avete qualcosa contro il fatto che io respiri? No, vostra eccellenza. State attenti! Lancieri, halt! Qui è molto meglio. Sergente, qui è esattamente dove l'abbiamo messo la prima volta. State parlando di me? No, vostra eccellenza. Beh, non state lì impalati, fate qualcosa, via, fuori! Sì, vostra eccellenza. Dove andate? Nella tenuta, vostra eccellenza. Così è dentro, io ho detto fuori! Via, uscite, fuori, fuori, fuori! Padre, è tutto a posto. Eccellenza, che cosa succede? Vi si sentiva urlare fin dalle scuderie. Bene, così qualcuno presterà attenzione alle mie necessità. Che desiderate, vostra eccellenza? Niente, tutto! Sono così stufo di star seduto su questa sedia. Povero padre, è davvero stancante. Accidenti, se no... Vostra eccellenza, credo che abbiate bisogno di distrazione. Oh, Diego, cosa vorreste suggerire? Una cavalcata in campagna? Oh, non esattamente. Magari potremmo fare una fiesta. Una fiesta? In vostro onore. Dato che non potete vedere i molti amici che avete a Los Angeles, noi potremmo invitarli a farvi visita. Trovo che sia una magnifica idea. Potremmo fare tanta musica e danzare. Bene, che altro? Oh, tantissime cose. Credo che sia molto divertente fare tutto da noi. Sì, sono d'accordo. E voi no, capitano? Oh, sì, sì, certamente. E l'umore di mio padre è molto cambiato. Guardate un po'. Ecco fatto. È la quinta volta di seguito. Chi vi ha detto che sapevate giocare a carte, Alejandro? Scusatemi, signorita. Questo gioco me l'ha insegnato mio figlio. Vi state divertendo? Ah, Diego, spero che abbiate una bella mandria da vendere quest'autunno, perché vostro padre avrà bisogno di molti soldi. Bene, nessuna pietà per lui, eccellenza, se lo può permettere. Oh. Volete scusarmi, Leona? Devo parlare con il signor. Comunque non sono tanto bravo a fare queste cose. Beh, andate pure, ma tornate presto e vi darò delle lezioni. Questa è una promessa. Ah, no, voi no. Voi non ve ne andate e voi non dovete parlare con nessuno. Scusate, ma c'è qualcosa che devo fare. Già, dovete appendere questi. Ce ne sono molti sopra al tavolo. Mm.
Scusate un momento, Vostra Eccellenza. Fermo, aspettate, non ho finito con voi. Io mi arrendo, Vostra Eccellenza, ho perso. No, non vi permetto di arrendervi. Ho intenzione di farvi soffrire fino all'ultima carta. Tornate subito qui. Cosa dobbiamo fare adesso? Bernardo è già nel passaggio. Coraggio, sbrigatevi. Andate. Avanti, avanti, fate presto, tocca a voi. Ci sarà una festa, vedo. Domani sera, per questo vi ho fatto chiamare. Tutti sanno della festa, ma noi due potremmo trasformarla in una festa a sorpresa. Tu non dovevi fare altro che stare nel passaggio e ascoltare. Avresti potuto perfino sederti nel passaggio e ascoltare. Ma no, tu dovevi metterti a dormire. Diego, forse non è stato un danno tanto grave. Avete ragione. Magari hanno solamente parlato del tempo. Ma non lo sapremo mai, di sicuro. No, non c'è affatto bisogno che ti impicchi. Sì? Sono il capitano Arellano. C'è la signorita qui con me. Io dovrei essere in camera mia. Un momento, per favore. Piacevole sorpresa. Diego, ho avuto una meravigliosa idea per la festa. Bene, sentiamo. Beh, in realtà non è un'idea mia, è di Felipe. Appena un suggerimento. Un ballo in costume, dove tutti potranno vestirsi nel modo che vorranno. Ah, sembra interessante. E tutti porteranno una maschera per nascondere il viso. Si fa sempre più interessante. Lo penso anch'io. Sono contenta che l'idea vi piaccia, perché... Beh, noi abbiamo già avvertito tutti gli invitati. Che c'è di così divertente? Oh, niente. Capitano, ho la sensazione che la vostra idea renderà questa festa davvero indimenticabile. Grazie, signor. Beh, ci sono tante cose da fare. Io mi vestirò da... No, non ve lo dico, voglio farvi una sorpresa. Con permesso. Sentito? Sì. Suppongo che riuscirò a trovare il costume da senatore che ho indossato a quella festicciola l'anno scorso. Ma non ho gradito quei commenti che hanno fatto sulle mie ginocchia. Io non li ho trovati particolarmente divertenti. E tu, Diego? Ma certo, ballo in maschera. Prima che il capitano le consigliasse, conoscevamo la faccia del sicario. Ma domani sera potrebbe essere chiunque.
Ci stiamo divertendo da matti. Sono lieta che vi stiate divertendo, signora Nunez. Voi siete bellissimo, caporale. Gracias, signorita. È un magnifico costume, mia cara. Chi dovreste essere? Cleopatra. Davvero? Quanto siete audaci. E voi, vostra eccellenza? Nerone, imperatore di Roma. Oh, naturalmente, ma che idea originale. Scusateci. Bravo, sergente. Mi complimento con voi per la scelta del costume. Grazie, vostra eccellenza. Vi ho riconosciuto subito, è ovvio. Ma se aveste scelto di mascherarvi da moschettiere del re, avreste ingannato chiunque. Ah, sì, vostra eccellenza. Padre, il sergente non è a colpa, non lo poteva sapere. No. Sergente, vi dispiacerebbe portarmi un bicchiere di vino, per favore? Grazie, signorita. Voglio dire, certo, signorita. Grazie, sergente. Sergente, non avete ancora compreso che su due imperatori di Roma uno è di troppo? Sì, vostra eccellenza, andrò a rimettermi subito la mia uniforme. No, no, sergente, non è necessario che andiate a cambiarvi. Solo non state così attaccato a me. Andate dall'altra parte del patio e fondate un vostro impero. Sì. Ah! Oh, scusate. Mamma mia, quanto è brutto. Quest'arma ha un aspetto piuttosto micidiale, anche se è fatta solo di legno. Alejandro? Sì, vostra eccellenza. Siete un boia dall'aspetto davvero terrificante, don Alejandro. Grazie. Ma credo che l'idea sia stata di mio figlio Diego. Non ne siete sicuro? Ho trovato questo costume sopra il mio letto oggi pomeriggio. M'ero lamentato del costume che indosso di solito e Diego deve aver avuto pietà di me. Un'idea bellissima. E se il padre di Diego avesse pietà di me e mi invitasse a ballare? Sarà un vero piacere. Mi dispiacerebbe tenere questa scimitarra, eccellente. Come? No, niente affatto, Alejandro. Potrebbe essermi utile se un certo grasso Nerone continuasse a darsi a me. Qualche sconosciuto? Le maschere che ho mandato sono troppo piccole per celare il viso. Forse il capitano avrà cambiato idea. Non lo credo neanche io, non è uno che rinuncia. Oh, Diego, visto che mi hai dato questo costume, vuoi finire tu questo ballo? Come? Coraggio, Diego. Dopo voglio parlare con voi. Sergente Garcia. Sì, capitano. Don Diego vuole che portiate un messaggio per lui. Ma certo, capitano. Dite a Don Alejandro che Don Diego desidera parlare con lui alle scuderie. Deve andare là ad aspettarlo. Sì, capitano. Bene. Ah, Diego. Vostra eccellenza, la gamba come va? Gamba? Quale gamba? Da come mi sento potrei alzarmi e ballare anche su. Oh, no, non lo farete. Vostro figlio desidera parlare con voi alle scuderie e quindi dovete... Ah, volete scusarmi, per favore? Ma certo, Diego. Ah, eccomi qua, Diego. Beh, io... Voglio danzare con l'uomo più attraente che c'è qui stasera, a parte sua eccellenza, ovviamente. Vi prego, signora, in questo momento io... Non accetterò un rifiuto da voi. Grazie, signora. Non potete chiamare un ballo questo. Abbiamo appena iniziato. Va bene, sergente, se insistete così. Sembra che vi abbia vinto un uomo migliore. Dov'è mio padre? Andiamo di sopra.
Ecco! Niente di rotto, padre. Solo qualche graffio. Diego, portava un costume che era la copia esatta del mio. A quanto pare voleva prendere il mio posto. Avrebbe potuto avvicinarsi al governatore. Sì. Il capitano Arellano e i Rebatos le studiano tutte. Non dovevi lasciarlo scappare. Quello era soltanto un sicario. Dobbiamo scoprire i mandanti, altrimenti il governatore non sarà mai al sicuro. Già. Oh, eccomi qua. Buenas noches, sergente. Buenas noches. È una festa meravigliosa, vero? Sono lieto che vi divertiate, sergente. Oh, sì, e come? Oh, don Alejandro, vi stavo giusto cercando. Il governatore ha chiesto di voi. Volete seguirmi? Ma naturalmente. Andiamo da lui, sergente. Un momento, don Alejandro. Credo che non mi abbiate mai presentato il vostro amico che è vestito da Zorro. Il mio amico? Ma come? Io credevo che fosse vostro amico. Mio amico? Lui era con voi quando... Non è possibile.